Portopalo di Menfi, questa mattina viene effettuata la bonifica dell'area portuale. Siamo stati qui nello scorso mese di giugno quando si è proceduto al sequestro di quest'ampia zona dove erano stati collocati, lo ricordiamo, i corpi morti per l'ormeggio in difformità rispetto a quello che prevede la legge dei natanti. 101 le barche sequestrate a giugno, poi quasi tutte ormai dissequestrate, soltanto per pochi natanti non si è riuscita ad identificare i proprietari, però soprattutto si sta procedendo adesso alla bonifica di quest'ampia zona del porto di Menfi. Comandante, era questo il principale obiettivo? Sì, quest'oggi si conclude un'intensa attività di contrasto all'abusivismo sul demanio marittimo e anche tutela ambientale. Come potete vedere nella banchina di ponente del porto di Portopalo Menfi sono in atto le operazioni di bonifica e recupero a cura del terzo nucleo sub Guardia Costiera di Messina, che sta materialmente rimuovendo corpi morti, catenarie, cime, tutto quant'altro è stato utilizzato abusivamente per realizzare una tipologia di ormeggio non conforme. In realtà ovviamente la questione ha avuto origine verso la fine di giugno, dove in esecuzione a un decreto di sequestro preventivo è stato sequestrato circa 1800 metri quadrati di area demaniale marittima, sequestrate 101 unità di porto e deferiti altrettanti soggetti in qualità di proprietari all'autorità giudiziaria. I reati contestati, ricordiamo, sono violazione del codice penale e codice della navigazione, quindi arbitraria e abusiva occupazione di area demaniale marittima. Tra l'altro l'aspetto ambientale non è da trascurare e questo oggi lo stiamo tutelando, in quanto il corpo morto, ovvero il masso utilizzato per realizzare l'ormeggio, è un rifiuto e come tale verrà trattato. Quindi di fatto si sta sottraendo l'elemento inquinante dall'ambiente marino e anche potenziando la sicurezza portuale, sicurezza della navigazione in ambito portuale, in quanto negli anni l'accumulo dei corpi morti ha fatto sì che ha ridotto il pescaggio del porto, cioè la profondità delle acque portuali. Di conseguenza si sta effettuando un'opera a beneficio di tutti i diportisti e dell'utente in mare in genere. Abbiamo visto corpi morti, blocchi in cemento, pesanti parecchie centinaia di euro, anche dei fusti che erano stati riempiti di cemento, insomma c'era di tutto per l'ormeggio dei natanti. Sì, ovviamente sono tutte attrezzature, se così lo vogliamo definire, diciamo improvvisate, che hanno portato ovviamente a creare in modo del tutto arbitrario una tipologia di ormeggio non collaudato e che non garantisce, offre nessuna sicurezza, fermo restando la violazione in materia ambientale e demaniale. Sì, parliamo allo stato attuale, sono ancora in corso le operazioni, ma già si stanno accumulando diversi metri cubi corrispondenti a altrettante tonnellate di materiale di risulta che comunque verrà trattato come un rifiuto. Sindaco, sono stati privati naturalmente a fare tutto questo, ma il comune sappiamo che si sta attrezzando per trovare una soluzione per il futuro. Ci sono state già delle riunioni in municipio. Ecco, cosa state facendo per fare in modo che ci sia un ormeggio regolare anche in questa zona del porto? Intanto le riunioni appunto sono servite all'informazione e a dare questo segnale di legalità soprattutto e di tutela e di dare valore a ciò che è anche un'area portuale, in questo senso di custodirla, cosa che negli ultimi diciamo 30 anni, 50 anni, forse questo non succedeva più nel porticciolo di Portopalo. E ulteriormente quindi con questa collaborazione con la Capitaneria, perché l'ente comunale non poteva chiaramente altro che garantirne la collaborazione per l'appunto, si sta procedendo innanzitutto dopo aver sicuramente conclusa questa fase di bonifica. C'è questa possibilità da parte dell'ente da fare da mediazione con l'UTA e la Capitaneria Demanio Marittimo per poi redigere un bando pubblico dove appunto chiunque può partecipare per eventualmente poi la realizzazione di una cosiddetta catenaria regolamentata dove i natanti, insomma chi deve ormeggiare in maniera regolare potrà effettuarlo. Si riuscirà entro la prossima estate? Ma sicuramente ci stiamo proponendo proprio di riuscirci nell'intento, perché è importante restituire il nostro porticciolo a coloro che ne vorranno usufruire in maniera regolare e legale.